Il derby, lo abbiamo detto e ribadito a più riprese, sfugge ad ogni pronostico e anche se leggermente è favorito il Crotone, non lasciatevi ingannare dalla classifica e dal fattore campo che contano tanto quanto. Azzurri deve cercare di far risultato per mantenere soprattutto il posto ben saldo in panchina, perché un'ulteriore battuta d'arresto potrebbe definitivamente pregiudicare la sua posizione. E anche se si sente tranquillo, la dirigenza, al di là della stima inconfutabile che nutre nei confronti dello stesso allenatore, eventualmente qualche decisione per dare una scossa dovrà pur prenderla. A noi dispiace sempre quando a pagare l'allenatore, magari per mascherare errori altrui, il più delle volte errori di chi prende certe decisioni in merito, ma il mondo del calcio ci ha insegnato soprattutto questo e noi sappiamo, col beneficio di qualche dubbio, che la panchina di Azzurri non solo è in bilico, ma traballa seriamente. Drago deve riscattarsi dopo la battuta d'arresto a Cittadella, dettata dall'inesperienza di alcuni suoi giocatori, e anche se fino a stasera manterrà stretto riserbo sulla formazione titolare in virtù della possibilità di avere a disposizione più alternative rispetto all'11 schierato in terra veneta, un'idea di come affrontare i reggini presumiamo ce l'abbia già da diversi giorni. Unico dato certo è che il Crotone non batte i reggini da molto tempo, era appena nato Galardo quando accadde l'ultima volta, c'è da sfatare quindi un tabù. In attesa di sapere chi scenderà in campo, ai nostri microfoni i due allenatori. Abbiamo ascoltato in sala stampa, Massimo, ci sono dei problemi per quanto riguarda la rosa a tua disposizione e soprattutto per l'11 che dovrà scendere in campo lunedì per affrontare la Regina. Sì, qualche defezione ce la ritroviamo, battute ne avrà per una decina di giorni, ci sono da valutare le condizioni di Cremonese e Mazzotta, che sono quelle che sono uscite in malconcia, anzi Mazzotta non ha giocato, Cremonese è uscito in malconcia dalla gara con Cittadella, però insomma c'è ancora un po' di tempo per poter valutare. Hai detto in sala stampa non è il caso di pomparla più di tanto questa gara perché è già sentitissima dalla mia squadra, dai miei ragazzi. Sì, perché è un derby, il derby ci siano già tre crotonesi che la vivono, fra cui l'allenatore, il capitano e Giuseppe Torromino, quindi è già sentita, andremo in ritiro in anticipo, quindi troveremo le giuste motivazioni, la giusta voglia per poter vincere la gara. E poi ne stavamo sempre discutendo in sala stampa, la Regina non è ripagata dal punteggio, i punti che ha conquistato sono decisamente inferiori a quello che ha prodotto, è una squadra comunque che è pericolosa soprattutto lì in avanti. Sì, ha dei giocatori importanti, Giardi, Cocco, il leader che è Di Michele, Fischnaller, quindi hanno giocatori bravi davanti, come dicevi tu hanno raccolto meno rispetto a quelle che sono state le loro prestazioni perché sabato hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio, quindi l'episodio con la traversa di Maicon, negli episodi non sono stati fortunati, anche a Varese avevano fatto una buonissima gara, però è quello che mi preme guardare in casa del Crotone. Sono d'accordo, un derby è sempre un derby, quindi è inutile fare previsioni, ma che Regina ti aspetti? Una Regina arrabbiata, una Regina grintosa, abbiamo già assaggiato quelle che sono le loro qualità nel derby di andata, però penso anche che troveranno un Crotone diverso rispetto alla gara del derby, alla gara di Coppa Italia. In questo momento non è facile, soprattutto per quanto riguarda i risultati, un po' di sfortuna che ci gira contro. Ecco, durante la settimana, ha detto prima, ha visto la squadra lavorare bene. Che sensazioni ha? Perché solitamente un tecnico in settimana avverte, tiene il polso della squadra, insomma, che partita, anche perché è un derby sentitissimo, quindi sì, insomma, sì. No, la temperatura all'interno dello spogliatoio. No, la sensazione è quella positiva, naturalmente, i ragazzi hanno voglia di far cambiare questo momento negativo. Ripeto, come ho detto prima in conferenza stampa, mi accorgerò sicuramente della crescita di questi ragazzi quando riusciranno a trasferire quello che fanno durante la settimana la domenica, mentalmente proprio a livello di testa. È una squadra che sicuramente orgogliosa e sicuramente questi ragazzi vogliono cambiare questo momento non fortunato, non felice, chiamatelo come volete, perciò ho sensazioni positive. Ce l'andremo a giocare come sempre senza nessun tipo di timore. Ma è anche vero che
Noi siamo la regina, noi abbiamo il nostro modo di giocare, noi abbiamo le nostre certezze che dobbiamo esprimere in campo, perciò affronteremo il Crotone senza snaturarci, perciò cercheremo di andare in campo, sì, grande rispetto per il Crotone, però insomma anche loro devono pensare che davanti hanno la regina. Prima di lasciarla, mister Drago alla vigilia ha detto: abbiamo sfatato tanti tabù nel corso di questi ultimi 2 anni, ci manca soltanto il tabù regina. Credo che da parte loro, così come da parte nostra, ci sia la volontà di far risultato. Credo sia normale che oggi, visto e considerato che giocano in casa, sperare che avvenga. Naturalmente da parte mia, purtroppo per lui dovrà essere rimandata e quindi vedremo. Crepi il lupo, grazie. Sarà il campo a sentenziare il verdetto e quindi stasera a fine gara sapremo se il Crotone è stato rimandato o meno. Noi da tifosi speriamo in una promozione, ma alla stessa stregua non vorremmo mai una bocciatura per Azzurri e semmai chiedere a Foti di rimandare una drastica decisione in merito. Crotone vincente, Azzurri ancora alla guida tecnica e vissero tutti felici e contenti.